il polo congressuale più grande d'Europa, disegnato per Roma da un figlio di Roma. L'omaggio postmoderno all'architettura metafisica, monumentale e razionalista dell'Euro, la città bianca voluta da Mussolini e che a Mussolini è riuscita a sopravvivere. Non c'è che dire, il progetto della Nuvola di Fuxas, ovvero del nuovo centro congressi che i romani incrociano lungo viale Cristoforo Colombo, sulla strada che dalle terme di Caracalla porta verso il mare, rappresenta una sfida alle più temerarie fantasie architettoniche. L'idea del progetto era quella di avere una specie di teca di vetro e all'interno un oggetto completamente privo di una geometria definita, elementare, come si dice euclidea, raccontò infatti Fuxas. Dall'interno si vedrà l'esterno e dall'esterno, la notte, si vedrà questa grande lampada. Si vedrà quasi tutto illuminato e darà un segnale, un segno. Da questa visione è risultata un'impresa titanica, internazionale, come più volte ribadito strategica, capace di incidere sull'immaginario profondo del quartiere. Uno shock estetico, come ebbe a dire il critico d'arte Achille Bonito Oliva, distribuito su una superficie totale di 58.000 metri quadri. Un colosso a tutti gli effetti, ispirato a quella logica dell'accostamento che si concretizza nella combinazione della teca, la struttura contenitiva in acciaio e vetro, alta 40 metri, larga 70 e lunga 175, del peso totale di 7.200 tonnellate. E la nuvola, il fulcro del progetto, che ne contrasta il razionalismo geometrico dispiegando una propria, inesauribile, unica potenza immaginifica e onirica, avvolta com'è da 15.000 metri quadri di innovativo materiale traslucido. Uno straordinario spettacolo visivo, un saggio d'architettura d'immagine più che un semplice centro congressi. È qui che, complessivamente, quasi 8.000 spettatori, suddivisi tra l'auditorium interno, le grandi sale e quelle minori, dovrebbero trovare posto in occasione dei grandi convegni che, si suppone, Roma si prepara a ospitare. Ma allora, come siamo arrivati a questo punto? Per capirlo, come in tutte le storie, bisogna partire dall'inizio. Siamo nel 1998. Il Comune di Roma, guidato da Rutelli, e l'allora ente EUR indicano un concorso internazionale per la progettazione del nuovo centro congressi. La giuria è guidata da Lord Norman Robert Foster, un gigante dell'architettura high-tech, che il 16 febbraio del 2000 dichiara vincitore Massimiliano Fuxas. Solo un mese dopo, a marzo, l'ente EUR diventa una società per azioni, EUR S.p.A., al 90% del Ministero dell'Economia e al 10% del Comune di Roma. Il costo dell'opera è stimato attorno ai 260 miliardi di lire. Per due anni, fondamentalmente, non accade nulla. Di conseguenza, la posa della prima pietra, fissata alla fine del 2001, slitta inesorabilmente, insieme alla data di consegna. 2004, 2005, 2006. Solo nel settembre del 2002, infatti, la Centro Congressi Italia S.p.A., un consorzio di imprese, si aggiudica la gara d'appalto. Eppure, altri due anni si perdono per approvare il progetto definitivo. E i problemi non finiscono qui. Nel dicembre 2005, EUR S.p.A. e Centro Congressi Italia S.p.A. risolvono consensualmente l'atto di concessione. Come al gioco dell'oca, si torna al punto di partenza. Stavolta la spunta Condotte S.p.A., che si aggiudica la gara d'appalto con un ribasso di 55 milioni, il 20,50% del totale. Il costo stimato è salito nel frattempo a 277 milioni di euro. La posa della prima pietra risale all'11 dicembre 2007. L'inaugurazione, stavolta, è prevista per la fine del 2012. Poi, garantisce Alemanno, per il 31 gennaio 2013. Peccato che i fondi ormai scarseggino. L'EUR S.p.A. ha le casse vuote. Ma se i lavori rallentano, i costi decollano. Nel 2013, infatti, arrivano magicamente a 413,8 milioni, secondo i dati diffusi da Repubblica. Il nuovo obiettivo, forse l'ultimo, è fissato a fine 2015. Completare la costruzione in tempo per l'Expo di Milano. È però lo stesso Fuxas, che nel frattempo minaccia di ritirare la sua firma e ha detto di sentirsi estromesso dal progetto, a dubitarne.
Sono i 100 milioni arrivati con la legge di stabilità, rimborsabili in 30 anni e quindi, a detta di alcuni, praticamente a fondo perduto, che hanno ridato ossigeno al cantiere. Ancora una volta, alla faccia dello strombazzato project financing degli esorti, Pantalone, ovvero lo Stato, paga. E mentre il contribuente, come al solito, contribuisce, nessuno pare intenzionato a comprare l'albergo, la Lama, che affianca la struttura di Fuxas, nonostante le velleità ciclopiche di chi l'ha costruito. O forse proprio per questo motivo. 56 metri di altezza, 439 camere, centro benessere, spa, area fitness, ristorante, bar, 4 sale meeting per 400 posti, parcheggio interrato e superficie complessiva di circa 29.000 metri quadri non bastano, a quanto pare, ad attrarre gli investitori. Così, una struttura che, sulla carta, doveva portare nelle casse pubbliche 140 milioni di euro e contribuire a coprire i costi complessivi, oggi vale molto meno. C'è chi parla di non più di 90 o addirittura 60 milioni. Ma una domanda, a quanto pare, continua a sfuggire agli amministratori. Chi si compra un edificio, seppur con la firma di Fuxas, per farne un hotel a 5 stelle, se affaccia su un panorama di macerie degne di Beirut ai tempi della guerra civile? Il Comune di Roma ci ha messo il suo, l'architetto ci ha messo il suo, naturalmente chi è il capo progetto, cioè quello che effettivamente possiede l'immobile, il cantiere, sta mandando avanti i lavori, è Eur SPA, che ovviamente ha delle responsabilità perché sono stati loro a prendere degli impegni con delle cifre e con delle date che non sono state mantenute. E quindi da lì in poi ci sono state numerose varianti. Le varianti cosa vuol dire? Comportano degli aumenti in termini di tempo e anche di costi. Abbiamo letto tutti quanti sui giornali, Fuxas dà la colpa a Eur SPA, mentre Eur SPA invece attribuisce allo stesso progettista alcune significative varianti. Noi abbiamo interloquito formalmente con il nostro assessore di Roma Capitale che ci ha confermato che è stato lo stesso architetto a proporre alcune varianti. Per tutti questi motivi la domanda è d'obbligo. Cosa hanno controllato i controllori in tutti questi anni? L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, entità sconosciuta ai più ma a quanto pare improvvisamente destatasi dal torpore, solo nel 2014 ha ipotizzato eventuali danni erariali, denunciando le criticità dell'opera. Le numerose varianti al progetto originario, i tempi di esecuzione più che raddoppiati, l'ingente aumento dei costi e l'eccessivo ricorso ai subappalti. E così, mentre Fuxas e l'Eur SPA si rimpallano accuse e responsabilità, in un battibecco che interessa solo loro, ai romani di passaggio resta il ricordo della profezia di Fellini. Nel film Boccaccio 70, girato proprio all'Eur, Anita Ekberg chiede: che fastidio ti dà una nuvola? Eh già, in fin dei conti, e dopo tutti questi anni, che fastidio ci dà?